qui ci sono i resti di un acquedotto romano che di sicuro portava acqua ad Arles, la mia destinazione di oggi. Dalla cultura popolare, dalla mania del collezionismo cult, che so di Guerre Stellari o dei Ghostbusters o Ritorno al Futuro, fino a opere di storia dell'arte, saggi sull'opera, letteratura internazionale, filosofia, c'è veramente tutto, c'è tantissimo. Peccato che io debba dormire qui soltanto per poco tempo, perché potrei abituarmici. Siamo alla Roquette, che è il vecchio quartiere di Arles, che sta cambiando da quartiere popolare a quartiere chic. La chiesa talvolta sembrano sfigurare di fronte a quelli dell'impero. Siamo all'Les Ateliers, lo spazio espositivo e fotografico di Arles, davanti a una struttura, una torre metallica fatta dallo stesso architetto ormai celebrissimo del Guggenheim di Bilbao, e quindi questo diventerà il nuovo paradigma, il nuovo punto di riferimento nel paesaggio urbano della città. Dall'altro lato della strada c'è l'Accademia di Fotografia Nazionale della Francia, l'unica in Francia, e questo posto fondamentalmente si chiama il LOMA, quindi un omaggio alla fotografia internazionale e a quella francese.